è un po' uno di quei racconti che si può trovare sul web, dove circola un po' di tutto, come sa anche la nostra Melissa Greta. Il web dà molto spazio e molta libertà, e c'è qualcuno che forse se ne prende anche troppa. Sto parlando in particolare di Nicola Porro e della sua zuppa di porro che abbiamo anche oggi. E benvenuto a questa zuppa di porro di oggi, domenica 17 gennaio 2021, un anno chiuso da poco con la più grande catastrofe dell'umanità, il governo Conte. Ne parleremo tra poco, intanto lasciatemi salutare i due puzzoncelli di sinistra, Luca Gnigni e Paolo Fufufufufufu, e fatemi poi fare un semplice saluto asciutto, senza fronzoli, senza orpelli, senza aggettivi qualificativi come bella, mia, brava, simpatica, se no spunta una murgia, questo è sessismo, è patriarcato, allora va bene così. Ciao Ceran. Sto scherzando ovviamente. Partiamo con la rassegna stampa di oggi con Repubblica, il quotidiano dei centri sociali, che titola Conte rischia tutto. Certo, chiamiamo pure Mike Buongiorno, vuole la 1, la 2 o la 3 per essere mandato in cabina. Forse volevano scrivere raschia tutto, perché stiamo raschiando il fondo del barile pur di stare a gara. E allora siamo pronti. Toc toc! Mastella, ci sei? Clemente, che piacere, ma dove eri finito? Allora dove siamo? Negli anni 90 c'è il revival, noi facciamo festival bar, hai visto? L'ultima puntata di Dallas, roba da pazzi. Poi arriva pom pom pom, tu chi sei? Sono il Corrierone, che titola, eccolo qua, mancano i voti, Conte a rischio. Sì, certo, ci vuole un barbatrucco. E allora stanno arrivando loro, toc toc! Responsabili, ci siete? No, fermi tutti, perché adesso si chiamano costruttori, ogni giorno cambiano il nome quelli che sono chiamati a salvare il governo. Responsabili, costruttori, cambia il nome, il malmestiere è sempre quello, il più vecchio del mondo, 30 in aula e 100 in casa. E sulla stampa un po' di catastrofismo, ma sì, come pan grattato, basta colori, serve un altro lockdown. Benissimo, e allora tutti insieme pronti? Vaccino, ci sei? Toc toc! Cominciamo dagli ultra novantenni, con gli stadi chiusi, questi vogliono portare gli anziani in curva, ma in curva ci manderei loro, questo governo di incapaci. Buona domenica, stronzi. Ti rendi conto, questo ultra novantenni, è una roba incredibile, è incredibile. Vabbè, questo in Italia oggi. E buona domenica anche a Porro. Noi ci fermiamo qualche attimo per la pubblicità. Torniamo subito. Stefano.